Per quale motivo l'Onda ha occupato l'Istituto Saluzzo? Beh, innanzitutto per esprimere il suo fatto di senso contro questa riforma che ha attuato numerosi tagli sulla scuola pubblica e sta riducendo la scuola pubblica in macerie. Questo è il primo anno di 3 anni di tagli che metteranno la scuola pubblica in ginocchio. Per esempio 43.000 docenti sono stati già licenziati, ci sono tantissimi precari, gli alunni disabili non hanno insegnanti di sostegno e c'è un tetto del 30% che si vuole mettere questo tetto del 30% sugli alunni migranti. Noi abbiamo occupato e non usciremo da questa scuola perché vogliamo far sapere a tutti i motivi per i quali occupiamo, vogliamo fare informazione, vogliamo che tutti sappiano realmente questa riforma che cosa dice. E cosa vi proponete di ottenere a livello locale? A livello locale noi vogliamo fare informazione, vogliamo semplicemente informare tutti di quello che succede, quindi faremo attività all'interno della scuola al pomeriggio e al mattino che sarà la facoltà libera, quindi non si interromperà la didattica. La didattica non verrà interrotta, chi vuole può continuare ad andare a lezione e gli alunni che vorranno partecipare alle lezioni informative saranno liberi di farlo.